la guerra, le bombe, la distruzione. I tedeschi hanno vissuto il dopoguerra un po' all'opposto degli italiani, posto che i due furono alleati nel nazifascismo e nello scatenare la Seconda Guerra Mondiale. I primi hanno scavato a fondo nelle loro colpe ideologiche e storiche, mentre i secondi assai meno, se non per nulla. I primi hanno rimosso il ricordo della distruzione subita, mentre i secondi ne hanno fatto oggetto della narrazione post-bellica. Ma in questo libro, frutto delle lezioni tenute nel 1997, lezioni sulla poetica, ma che vollero sfidare i tabù della storia tedesca, in questo libro le bombe si osservano non solo dal lato di chi le riceve, ma anche da quello di chi le lancia. Winfried Georg Sebald, Storia naturale della distruzione, pubblicato nel 2001 e da Adelphi nel 2004, autore tedesco bavarese nato nel 1944 e morto in un incidente stradale nel 2001. I suoi sono libri di letteratura e critica letteraria, sicché questo è un po' diverso, diciamo, dagli altri suoi. La sua data di nascita testimonia l'estraneità personale al ricordo della guerra, ma raccontò che da scolaro, quando venivano mostrate le foto delle distruzioni e dell'olocausto, era come se nessuno sapesse commentarle. Nella critica feroce di quel passato era cresciuta una specie di estraneità nei suoi confronti. Significativo quindi che in queste pagine racconti con chirurgico e spietato realismo le immagini dei tedeschi distrutti, di quanti hanno vissuto la morte, delle fotografie che mostrano le montagne di cadaveri, di quella madre che pensa di partire con il corpo carbonizzato del figlio in una valigia. E anche di quei morti scrive che la Germania ha tratto la forza di ripartire, li ha seppelliti talora fra le macerie su cui ha edificato nuove costruzioni e li ha assorbiti come forza vitale. Al tempo stesso, però, quella distruzione viene presentata come un dilemma morale per i distruttori. Già nelle prime pagine si racconta del dibattito inglese in piena guerra sulla legittimità del bombardare le città. Loro, gli inglesi, le cui città erano bombardate. E si riportano le agghiaccianti e adeguate parole con cui Churchill spiegò a Lord Beaverbrooke la necessità di bombardamenti devastanti con bombe pesantissime sulla terra del nazismo, essendo escluso che Hitler fosse interessato a qualsiasi negoziato che non fosse una resa. Vi ricorda qualcosa? E aveva ragione. Il nostro presente è ancora in quelle pagine. Winfried Georg Sebald, Storia naturale della distruzione. Buone pagine a tutti.